Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati in cucina con Ciccio ragazzi. L'altro video ha quasi raggiunto 200.000 visual, più di 25.000 like. Sapete benissimo che io ve amo alla follia. E oggi siamo tornati, porca puttana, in cucina con Ciccio. Ma una ricettina da leccarsi i baffi. Proprio il baffo. Raga, passiamo subito agli ingredienti di oggi. Per i più attenti sicuramente avranno notato che oggi faremo un hamburger, ma un hamburger particolare, un hamburger che ho visto praticamente su Facebook e ho voluto riproporre a voi, non portando nessuna modifica, anzi facendolo alla Ciccio, se proprio vogliamo dirla tutta. Gli ingredienti? Bene, abbiamo bisogno delle uova fresche, mi raccomando, ketchup, pomodori, insalata, abbiamo bisogno delle fettine di cheddar, un bel hamburger, una bella rosetta, bella scrocchiarella e dell'olio. Allora ragazzi, gli hamburger, sono andato questa mattina al mio centro commerciale che appunto mi sono fatto fare 1,3 kg di manzo, com'era, angust? Danese. Ah, di mango, sì, di mango. Mango. Di manzo danese. Me lo sono fatto macinare lì per lì, perché io non è che mi fido tantissimo della carne macinata, già messa lì e già macinata. Ed è venuto fuori questa bellezza incredibile, signori. Allora, come procediamo? Procediamo in questa maniera, ragazzi. Tanto l'insalata è già tagliata, poco ce ne frega, tanto lo facciamo con le mani. I pomodori li facciamo con le mani. Le uova ce ne serve una sola. Abbiamo una bella rosetta che spaccheremo al momento. Il cheddar agli hamburger. Regà, in realtà è facile, è la prima volta che lo provo e che lo farò insieme a voi. Quindi mi raccomando, un bel like enorme. Prossimo lunedì, altra in cucina con Ciccio. Procediamo. Prendiamo il nostro hamburger. Eccolo qua, oggi cercherò di fare delle inquadrature migliori rispetto all'altra volta. Ho preso i vostri consigli, ho l'illuminazione migliore, ho cambiato lo sfondo. Abbiamo fatto tante belle cose. Accendiamo la nostra induzione. Mi ero dimenticato di dirvi che ci servirà un coppa pasta. Allora, vanno bene tutti i coppa pasta, non è un problema. Va bene anche un bicchiere, per se uno non ha i coppa pasta. Perché noi faremo di questo: prenderemo l'hamburger e faremo un foro al centro praticamente della nostra nostra, ok. Allora, più che altro spengo l'induzione perché ve lo voglio far vedere. Allora, mi metto qua, speriamo che non esploda un cazzo, ma penso non esplode. Passiamo all'altra videocamera. Questo è il nostro hamburger, d'accordo ragazzi, macinato, bello, coppa pasta. Lo mettiamo più o meno centrale e spingiamo con delicatezza, ruotiamo un pochino e togliamo l'hamburger che avanza. Ovviamente raga, questa è carne buonissima e possiamo fare anche dei mini hamburger, tra l'altro, che metteremo qua. D'accordo? Questo in realtà non ci serve, ma non lo butteremo neanche a calci in culo. Ora c'è rimasta la forma dell'hamburger. Rimettiamo la nostra pentola sulla induzione e accendiamo. Mettiamo un filino d'olio, non c'è bisogno veramente di tanto olio, solamente per sporcare. E attiviamo la nostra induzione, quindi la mettiamo a 1200, che ancora non ho capito proprio un cazzo di quello che significa 1200, 5000, 6000, non lo so. Abbiamo o una grande forchetta per un grande ragazzo, o comunque possiamo anche utilizzare una bella spatola. Aspettiamo che la pentola vada comunque in calore. Pentola birichina che vada su di temperatura, così ci possiamo mettere il nostro hamburger che darà una bella botta. Ragazzi, io ve lo dico, a me gli hamburger, o come la carne in generale, mi piace cottura media, un pelino anche di meno della media, perché stracuocere la carne, secondo me, gli togliamo un po' del suo sapore. Anche vero, se non vi piace poco cotta o media cotta, fatela ben cotta, che è comunque buona uguale, saporitissima, buonissima. Sarà pronta la nostra... oh ragazzi, c'è l'induzione che spinge da panico. Allora, come vedete qua sotto ho ancora
la plastica, perché noi che cosa faremo? Faremo di questo, togliamo la plastica e la mettiamo là dove voi non possiate vederla. Avevo il nostro finaccio fino a poco tempo fa, eccolo qua. Allora, mentre l'hamburger cuoce, noi possiamo fare questo. Togliamo questo piatto qua, che in realtà ci servirà dopo. Mi dà una pulita questo qua, grazie a Patrizia che mi dà una mano. Amore, guarda, c'hai i fazzoletti qua, pure pulisci con quello. Allora, prepariamoci il nostro pomodoro. L'ho comprato stamattina, è profumato, non vi credete niente di che, perché se fosse stato dell'orto sicuramente sarebbe, era molto molto più buono. Gli diamo una tagliata, ovviamente mo ve lo faccio vedere, tranquilli. Facciamo di questo, io dato che sono laido e corrotto, mi prendo la parte, diciamo tra virgolette, più succosa e più buona del pomodoro, che sarebbe la parte centrale, almeno per me. Eccolo qua ragazzi, ve lo faccio vedere. Abbiamo fatto due belle fettine e fatto questo possiamo spostare il cheddar per di là. Il pulito il piatto? Ok, eccolo qua, mettiamo il piatto là. L'hamburgerino lo possiamo anche appoggiare per il momento là, dove ci sono le anti-hamburger, voi non li vedete. Ok, passiamo a girare l'hamburger. Ovviamente non sarà facile perché è un bel hamburger, bello grande, si potrebbe rompere senza alcun problema. Ok, allora vi dico, dopo probabilmente mi si romperà malissimo. E perché vi dico questo? Dato che non è un hamburger comprato, nel senso non è un hamburger comprato già fatto, è più morbido, c'è poco da fare. Anche se mettete tutta la carne che volete, rimane sempre più morbido. Noi proveremo a non romperlo, ma raga, poco ci credo, poco lo dico tranquillamente. Intanto che lui va, e come vedete l'olio non sta a contatto con l'hamburger, cioè è andato tutto intorno perché queste pentole si alzano, lui sta cuocendo. Potremmo metterci un po' di sale, a me non piace, ci potremmo mettere una grattata di pepe, quello ci sta. Andiamo a prendere sale e pepe. Pepe. Allora, ho preso il pepe, il sale io non ce lo metto sulla carne, regà. Fate come vuoi fare, a me il sale non mi piace. Ok, una bella pepata e ci siamo. Ragazzi, come possiamo vedere se il nostro hamburger è cotto? Se voi vedete da quest'altra videocamera, qui dentro possiamo vedere lo stato della cottura. E ancora ci manca un po'. Ci vediamo appena l'hamburger è pronto. Signori, ci siamo. L'hamburger per me è pronto. Nel senso, perché ora dovrà ancora cuocere un po'. Prendiamo un uovo, lo rompiamo, andiamo sopra l'hamburger e con delicatezza ci mettiamo l'uovo. Se straborda un po' sti cazzi, non è che potremmo essere precisi al millimetro, d'accordo? Tanto quello che esce poi voi lo potete togliere tranquillamente. L'importante adesso l'importante adesso è aspettare che si coagoli un pochino. Al limite potremmo prendere un piatto. Allora, invece che il piatto quello di il coperchio, mettiamo il coperchio sopra, sperando che non esploda niente. Nel frattempo che cosa facciamo? Rosetta, gli diamo una bella spaccata a metà. Purtroppo voi questa volta non credo riuscirete a vedere proprio tutte quante le fasi della... Però, visto che la rosetta si spacca con facilità, ve la faccio vedere da qua. Ok? Ok. Perché in realtà mi servirebbe pure una videocamera sul tagliere. Ma sapete che vedo questi cazzi. Guardate la rosetta. Ci potete togliere ovviamente un pochino di mollica. Io ve lo consiglio, anche se a me piace. Là succedono cose incredibili. Togliamo la mollica, controlliamo la farsi. Ok, non si sta cuocendo per un cazzo, va bene così, così, ottimo. E che cosa facciamo? Prendiamo la nostra insalata, la spacchiamo a metà e io sinceramente la metto sotto l'insalata, d'accordo?
la metto sotto, bella abbondante, perché mi piace, d'accordo? Eccola qua. Mi ero quasi dimenticato, togliamo il nostro coperchio. L'uovo si sta per fare. Prendiamo le nostre fettine di cheddar, che ovviamente, se so, belle che incollate, come volevamo noi. Ricordatevi ragazzi, tutto quello che facciamo qua è tutto voluto. Allora, nel dubbio quelle dopo le consumiamo, ma per scenografia ne mettiamo una nuova. La mettiamo sopra, quindi sarà doppio cheddar. E chiudiamo. Molto probabilmente questo panino verrà fuori ben cotto, ve lo dico. Per aiutare la evaporazione del tutto, ci possiamo mettere un goccino di acqua. Mi dai una bottiglia d'acqua per fuori, ce l'hai sotto di te? Allora, ci dà la nostra... l'acqua ci dà, eccola qua, mettiamo un goccinino di acqua ai lati, così creiamo il vapore, giusto? Giusto. Ok. Signori, e voilà, un Jason Fe è pronto, raga. È pronto, tra l'altro c'è venuto un soccorso il cheddar, perché adesso sicuramente il cheddar farà da legante estremo, ragazzi, veramente farà da legante estremo. Andiamo a comporre il nostro panino. Che cosa facciamo? Spengiamo la nostra piastra. Ovviamente è normale che vi fa un po' di casino sulla pentola, non è che state a lavorare con l'uovo, state a lavorare con sta roba qua, quindi ci sta. Bene, prendiamo il nostro piatto, lo mettiamo qua. Mettiamo la nostra rosettina, ragazzi. Ci possiamo mettere anche un pelo di ketchup, ma questo ve lo sto facendo vedere, ma potete anche non mettercelo, ve lo dico. Il ketchup va, potete anche non metterlo. Fatto questo, dobbiamo prendere il nostro hamburger. Secondo me non si dovrebbe più rompere. Io ve lo dico, ragazzi, cioè è venuto... Oh, ok, va bene, è successo qualcosa. È successo qualcosa perché in realtà andava il pane piatto, no? Andava il pane piatto, ma io non l'ho trovato. Non fa niente, perché in quel buco là che noi vediamo, vedete che si è creato l'hamburger. La cucina è anche inventiva, Ci possiamo mettere... Ah, oddio, raga, sto a fare una cosa tipo laida e corrotta a 700.000%. Quindi l'uovo adesso sta sotto. Oddio, è venuto qualcosa di fantastico. Bene, mi sto eccitando. Come procediamo? Possiamo mettere la nostra insalata, volendo, o se no l'insalata la lasciamo per ultima e ci mettiamo le nostre due fettine di pomodoro. Eccola qua. Che a me piacciono un po' a contatto col calore, perché poi si sciolgono, si fanno, e sinceramente mi piace. Ragazzi, questo è un olio moraggiuolo, ma veramente, è fatto in casa, c'ha una carica pazzesca di odori, e ce ne mettiamo un goccino. Ok ragazzi, un bel goccino di olio, eccolo qua. Fatto questo, ci mettiamo la nostra insalata, che provvederemo a tagliare ancora un pochino. Ok, quindi facciamo di questo, ce la mettiamo qua, questa era di troppo. E signori, mamma mia, il nome a sto panino ancora glielo devo dare, ma sappiate che è qualcosa di pazzesco, è qualcosa di pazzesco. Anzi, lo chiameremo l'hamburger laido e corrotto di Ciccio Gamer 89. Ragazzi, passiamo al taglio e all'assaggio. Signori, eccoci qua, siamo pronti all'assaggio. Coltellaccio, anche se questo qua in realtà non va bene, mi serve quello là per il pane. Ragazzi, ovviamente il coltello per pane non c'è, quindi ho preso questi da bistecca che comunque hanno la cosa sega. Allora, innanzitutto vediamo di ritrovare la posizione a sto ben di Dio, vabbè, più o meno è questa. Ragazzi, sarebbe un successo se in questo preciso istante l'uovo colasse, ma vi ripeto, è stata la prima volta e va bene così. Vado, facciamo... Oh, madonna! Perché se era più lungo andava meglio il coltello. Quindi tagliamo. Ragazzi, oh mio Dio, è una magia,
Buon Natale a tutti, perché qua, madonna mia ragazzi, oh mio dio, l'hamburger laido e corrotto di Ciccio Gamer 89, qualcosa di pazzesco. Mi prendo questa che è la parte... Allora, forse troppo ketchup per questo giro, ma voi mettetecene un po' di meno. Ragazzi, è assurdo, guardate l'uovo. L'uovo si è coagulato un pochino e va bene, guardate, lo vedete, no? Eccolo qua, è cotto giusto, in realtà eccolo. Quindi non si è proprio... Allora ragazzi, io questo è un assaggio che dedico a tutti voi. Ragazzi, mi raccomando, un bel like, perché tirerò un mozzico a sto panino devastante. Signori, buon appetito. Vi ricordo di lasciarmi, di condividermi i vostri panini su Instagram, ragazzi, che poi li farò vedere. Oddio, raga, cin cin. Dove cazzo lo prendo sto panino? Dal lato? Vai. Però esplode, mastica. Mamma, vado là al centro, ma... Sto spacco? Raga. Mamma mia. Raga, guardate il cheddar. Raga, guardate il cheddar. Guarda tutto, guarda come... Guarda, bello morbido, guarda. Tanto so che sta a venire fame. Ragazzi, è devastante. Mio Dio, buonissimo. Mio Dio, ragazzi, buonissimo. Sto assaggiando, non è che... è buono. Raga, mi sono sporcato tutto. Sti cazzi. Mamma mia. Ragazzi, buonissimo. Se il video di oggi vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, di commentare, di condividere. Ragazzi, taggatemi su Instagram, il mio Instagram lo trovate qui sotto. Ragazzi, superiamo i 25.000 like, perché so che li supereremo tranquillamente. Prossimo lunedì, nuova ricetta, che probabilmente potrebbe essere in stile natalizio. Ragazzi, dai con sti cazzo di like, bella!